Rimasto all'ombra di altri grandi compositori quali Byrd, Frescobaldi, Froberger, il fiammingo Svelinck, morto ad Amsterdam nel 1621, non è altrettanto decantato. Un vero peccato per coloro che amano la musica organistica, tenuto conto che questo eccelso artista fu artefice di una rilevante produzione strumentale. Non si è del tutto certi sulla sua data di nascita e nemmeno della città natale. Poco dopo, però, la sua nascita, la famiglia si spostò ad Amsterdam, dove nel 1564 il padre divenne organista presso la Oud Kerk. Ricordiamo che oltre al padre, sia il nonno e lo zio erano organisti. Quando Svelinck ricevette la nomina di organista alla Haute Kerk, questa era ancora una chiesa cattolica. Subito dopo, nel 578, la chiesa passò ai protestanti. Svelinck, conservò la sua funzione di organista, ma era alle dipendenze dell'amministrazione civica e il consiglio municipale gli conferì l'incarico di tenere concerti pubblici più volte la settimana. Molto probabilmente passò tutta la vita nella città, alternando l'attività di organista a quella di insegnante, entrando anche a far parte di apprezzati circoli culturali. Fu in vita molto apprezzato, tanto che venne soprannominato l'Orfeo di Amsterdam, presumibilmente anche per le capacità di improvvisatore. La sua produzione per strumenti a tastiera consta di una sessantina di brani, tra cui corali, fantasie, toccate e una serie di variazioni su lied profani. Il suo stile è improntato sulla corrente cristiana del Calvinismo, al quale la città si convertì a partire dal 578. Per questo motivo elabora diverse variazioni tratte dalle musiche del Salterio ginevrino, come pure mottetti per coro basati sulla stessa opera, sebbene abbia scritto anche musiche basate sulla liturgia cattolica e luterana. A Svelinck è dovuta poi la creazione dell'elaborazione del corale tedesco che, trasportato in nuova forma, dà origine a una composizione dal forte impatto emotivo. Questa tipologia di trattamento del corale sarà alla base anche dello stile di Johann Sebastian Bach. La sua tecnica musicale è connessa a quella inglese, essendosi questi paesi influenzati vicendevolmente, come dimostrano gli stretti rapporti musicali che unirono lui e musicisti come John Ball, John Dowland e William Byrd. Rammentiamo, a titolo d'esempio, che Svelinck compose delle variazioni su Pavane Lacrime di Dowland, mentre Ball, dopo la morte dell'olandese, rimaneggiò alcuni suoi brani. Oltre a ciò, appare anche nella raccolta del Fitzwilliam Virginal Book, a testimonianza dello stretto rapporto che ebbe con i suoi contemporanei inglesi. Con lui le conoscenze virginalistiche vennero diffuse in Olanda e soprattutto nel nord della Germania. La sua abilità compositiva è dovuta anche alla conoscenza delle opere dei veneziani Giovanni Gabrieli e Claudio Merulo, ispirandosi ad essi nello scrivere canzoni all'italiana, rigenerate dallo spirito però contrapuntistico tipico della tradizione fiamminga. La sua fama come organista fece in modo che a partire dal 606 circa confluissero ad Amsterdam allievi provenienti dalla Polonia, dai paesi scandinavi e soprattutto dalla Germania. Tramite gli allievi, il suo influsso si fece sentire in generazioni di organisti. Fu in questo modo che divenne uno dei principali fondatori della scuola tedesca. Senza questi seguaci non ci sarebbero pervenuti i suoi lavori. Infatti,
Infatti, è a costoro che dobbiamo la conoscenza della sua opera, in quanto, portando con sé copie delle partiture che avevano studiato ad Amsterdam, resero possibile la loro diffusione. Queste copie, conservate al momento in varie biblioteche, costituiscono l'unica fonte disponibile per risalire alle composizioni che Schwenning scrisse per organo o clavicembalo. Vero gioiello architettonico, la Haute Kerk è una irrinunciabile visita per chiunque ami la storia e la cultura. Ubicata nel cuore del quartiere a luci rosse, la chiesa vecchia può suscitare perplessità per i contrasti che incarna. Costruita nel 1300, quando Amsterdam era un semplice villaggio di pescatori, la chiesa ha un'ammirevole struttura che nel tempo è stata ampliata. Come molti edifici religiosi dei Paesi Bassi, la chiesa fu convertita a punto di ritrovo dei protestanti durante la Riforma. La chiesa vanta una lunga tradizione in fatto di organi. Già nel XV secolo troviamo un organo addossato alla parete occidentale della navata. Nel 539 sappiamo che fu acquistato un nuovo strumento suonato da Schwenning tra il 1577 e il 1621.